Buongiorno a tutti. Quello che si può notare sui mercati di questi giorni è una doppia verità. Da un lato, le aspettative che molti, soprattutto fra gli investitori retail, avevano per quanto riguarda la tenuta del sistema bancario americano in base al fallimento della First Republic Bank, sono andate disattese, ovvero non è successo assolutamente nulla. La First Republic Bank è saltata, ma siccome aveva 230 miliardi di depositi che potevano far gola a qualcuno, soprattutto per la zona in cui essa va a operare, è stata salvata dal sistema. Questo salvataggio costerà in tutto alla Federal Reserve, compagnia bella, 13 miliardi di dollari, il resto ce lo mette JP Morgan. Quindi, se doveva arrivare un terremoto dal fatto che il sistema bancario americano doveva andare in crisi perché questo è il secondo fallimento della storia, ebbene, tutte queste previsioni che sarebbe il caso di non avere più, ammesso e non concesso che chi ascolta questo video sia in grado di fare previsioni attendibili sull'andamento dei mercati, ecco, tutte queste previsioni sono state disattese. Il Nasdaq, soprattutto trainato dalle indiscrezioni che ormai sono realtà sui prossimi sviluppi dell'intelligenza artificiale, quindi trainato da tutti i titoli tipo Microsoft, è salito molto e anche per quanto riguarda S&P 500 ha sostanzialmente tenuto i prezzi, oggi sono tutti sulla parità, ma la settimana si è conclusa decisamente bene. Altrettanto decisamente bene sembra essere l'apertura dei listini europei che oggi dovranno fare i conti con diversi dati importanti. Alle 11 esce quello dell'inflazione e dovremo distinguere fra l'inflazione normale e la inflazione core, ma attenzione, siccome si parla molto di credit crunch, cioè di restrizione delle facilitazioni di credito a imprese e famiglie, alle 10 esce un dato pubblicato dalla Banca Centrale Europea, il Bank Lending Survey, ovvero l'attività di prestito delle banche sul vecchio continente in generale negli ultimi 4 mesi. Questi sono dati secondo me molto più importanti e che oggi dobbiamo veramente cominciare a tenere in grande considerazione per capire se anche da noi, nell'imminenza di ulteriori aumenti, ce l'ha fatto vedere la Banca Centrale Australiana stamattina, è forse una rifinitura dei tassi di interesse da parte di tutte le banche centrali, arriva una restrizione creditizia forte, perché quella che potrebbe impattare sui consumi, che almeno a giudicare dall'America, non abbiamo ancora assolutamente visto in calo. E questi sono dati molto importanti. Il mercato si sta barcamenando all'interno di un clima che potremmo definire quasi religioso. Se uno va a studiare la storia dell'induismo, del buddismo, del cattolicesimo, cioè delle religioni che hanno fatto la storia del mondo, troviamo un aspetto molto comune. L'aspetto comune è quello del rimedio che queste religioni intendono dare alla pazzia sottostante che c'è nel genere umano, ovvero tutte le religioni partono da un presupposto che l'uomo nasce con un difetto e il suo difetto è quello che non riesce ad avere una funzionalità per vivere una vita correttamente positiva, in armonia e serena, e questa disfunzionalità è all'interno del suo mondo interiore, nel quale sostanzialmente lui si aggira, in termini di comportamento umano e di ragionamenti del cervello, in un mondo che non esiste, pieno di illusioni e che lo portano gradualmente alla sofferenza e alla pazzia. Vengono usati termini diversi da entrambe, da tutte queste tre religioni. Uno di questi, a noi è più comune, più noto, più conosciuto, è quello del peccato originale. Peccare, dal punto di vista proprio della traduzione, significa, perché è un verbo che viene estrapolato dal greco e l'Antico Testamento è stato scritto in greco, peccare significa in fondo mancare l'obiettivo, né più né meno come un pistolero, un arciere mancano l'obiettivo, mancano il loro bersaglio. Quindi peccare significa mancare il punto, non mettere a fuoco il punto realmente dell'esistenza umana. Vivere senza qualità e di conseguenza soffrire. Ora, a mio parere, il mercato che stiamo osservando è un mercato di sofferenza. Perché? Perché abbiamo due religioni diverse che si confrontano e ognuna di queste non riesce a venire a galla del quantum. Ovvero, tutti si aspettano che le banche centrali, a partire da quella americana, arrivino a un top
dell'aumento dei tassi di interesse e che da lì inizi una dialettica che ancora non è partita su quanto questi tassi dovranno rimanere elevati, nel mentre che, essendo arrivati all'espressione massima di restringimento del costo del denaro, si debba poi contemporaneamente assistere a un graduale rientro dell'inflazione. Tenendo presente che questa inflazione fra il 5 e il 6 noi non è che non l'abbiamo vista tanti anni fa, premesso questo, e non si parlava certo di restrizione del costo del denaro da parte delle banche centrali, ed è stato questo il grande peccato, i mercati azionari continuano a salire. Perché? Perché c'è una scommessa da parte dei fondi quant, ovvero dei fondi che lavorano quasi esclusivamente in algoritmo e che sono al massimo della loro esposizione azionaria, più di questo non possono aumentarla, che la bassissima volatilità, lo vedete da questo grafico del Nasdaq, che è calata del 50% per tutto il mese di aprile, che è tanto, poiché la volatilità è bassa, non si può vendere le posizioni azionarie comprate quando nessuno le voleva, quando c'era grande paura, quando la volatilità annualizzata stava lira più, lira meno fra il 30 e il 40%, non adesso che sta all'11, che è un valore da bond, e di conseguenza i fondi, pur avendo avuto un'esposizione molto forte, non vendono. Al tempo stesso, ormai non possono più comprare e quindi non comprando, non vendendo, sterilizzano i loro volumi, questi sono i fondi algoritmici, e di conseguenza bloccano il mercato, che infatti è bloccato. Se fa qualche movimento interessante che raccoglie qualche volume in più, lo fa nel momento in cui nell'intraday si ha variazioni percentuali dall'apertura a dove arriva il prezzo superiore all'1% e arrivano tac, gli acquistini o le chiusurine di posizioni short, cioè il grosso è immobilizzato e il resto è tutta attività di trading e di cabotaggio, ok? Dall'altra parte abbiamo i fondi tradizionali, che invece a loro volta sono tipo i fondi quant, al contrario, sono totalmente scarichi di portafoglio, anch'essi non comprano. Quindi siamo di fronte a un mercato che è immobilizzato perché i venditori sono solo nell'intraday, che è l'unica maniera per fare soldi in questo momento. Perché a questi prezzi, chi, perché crede in un calo che finora non è arrivato? Chi, perché ormai quello che doveva comprare ha comprato e non è che non ha più soldi, non può più esporsi più di tanto? E il mercato è fermo. Di fronte a un mercato fermo, prendete le vostre previsioni, soffiatevici il naso e buttate il vostro fazzoletto nel primo cestino che trovate. Perché è perfettamente inutile fare previsione su un mercato che debba scendere se non arrivano notizie forti, ma molto più forti, del fallimento della First Republic Bank. Che ci piaccia o meno, la faccenda è questa. Potranno calare i consumi? È una brutta notizia? Sì, ma sostanzialmente sarà interpretata come una bella notizia perché tutti diranno l'inflazione finalmente scende. Quindi, o arriva un restringimento bancario che metta le aziende in una condizione di difficoltà, che per il momento, almeno guardando le quotate, che chiaramente hanno altri canali di approvvigionamento rispetto a quelli che ho io o che avete voi, non si vedono. Le trimestrali sono decenti, ma puntano molto sulla tecnologia e sulle innovazioni, con rotazioni da settori tipo il pharma, guardate Microsoft e guardate Pfizer e poi capite delle cose. L'oro fa da bene rifugio, ma superati i $2000 si è preso anche lui una pausa di contenimento. I rapporti di cambio 1,09 e 1,011 sull'euro-dollaro siamo lì. Il petrolio oscilla fra 75 e 80, ma non ha dato ancora forti segnali recessivi. Questo mercato deve fare mordi e fuggi e capire dalle prossime riunioni delle banche centrali. In webinar noi presiederemo quella di BCE, ore 14:15 di giovedì, dopodomani già ci siamo, altrimenti non c'è assolutamente nulla in questo momento da fare se non cercare di capire se propendiamo per uno scenario di rallentamento economico che giustifica che si continui a comprare borsa, oppure propendiamo per uno scenario recessivo nel quale però
vedere una discesa che ci starebbe tutta, bisogna attendere. Perché? Perché in questo momento, statisticamente parlando, e concludiamo, i mercati azionari sono in una fase in cui dibattono la qualità della loro salita, perché di norma i mercati salgono quando si arriva verso la fine dell'aumento dei tassi, e i mercati azionari in realtà si sono mossi molto prima. Qual è il problema che giustificherebbe il fatto che è un mercato troppo caro da vendere? Che di norma si può salire quando si intravede la fine dell'aumento dei tassi di interesse, ma serve che l'inflazione sia bassa, e l'inflazione è ancora molto elevata. È sul gioco di quanto questa inflazione può far male ai bilanci delle aziende e, in caso di restrizione di credito, all'economia domestico, familiare, imprenditoriale di tutto il mondo, che si gioca, scusate se ho ripetuto un po' troppe volte questo verbo, il quantum. All'inizio del mese di maggio, dopo un aprile molto forte, dobbiamo ancora attendere. Buona giornata a tutti voi.